siamo qua riuniti la società civile, il Friuli civile che richiama l'uguaglianza e l'Italia che vuole essere uno Stato di diritto, nei quali tutti i cittadini non abbiano soltanto gli stessi doveri, sino anche gli stessi diritti. La nostra richiesta come associazioni LGBTI non è altra che il riconoscimento di questa uguaglianza, di questi diritti, che non tolgono diritti a nessuno, come tanti dicono, bensì tutelano una parte della cittadinanza italiana ignorata dallo Stato per troppo, troppo tempo. Questa tutela è responsabilità del governo e arriva in ritardo con rispetto al resto dell'Europa, con il progetto di legge cosiddetta Cirinà sul regolamento delle unioni civili fra persone dello stesso sesso. Questa legge suppone una tutela minima e vogliamo rimarcare questo, che è minima per la nostra comunità, essendo il risultato di una mediazione, che tanto si parla ancora di fare mediazione, ma già è una mediazione, fra quella che è la nostra richiesta d'uguaglianza, cioè l'estensione dei diritti del matrimonio e dell'adozione, anche per le coppie dello stesso sesso, gli stessi che hanno le coppie del sesso diverso, e gli equilibri politici. La nostra posizione rimarrà invariata e continueremo a lottare finché tutti i cittadini LGBT italiani non avremo gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini, perché quando i diritti non sono gli stessi per tutti, non sono diritti se non privilegi, e noi non vogliamo un'Italia dei privilegi, noi vogliamo un'Italia dei diritti. Io come cittadino spagnolo, che so che tanti di voi sapete che sono spagnolo, avendo gli stessi diritti di tutti i miei concittadini, riconosciuti ormai da più di 10 anni, non riesco a capire com'è possibile che i miei amici, i miei colleghi e soprattutto il mio compagno italiano, friulano, la persona che amo, con cui convivo e con cui ho un progetto di vita insieme, sia per il suo paese un cittadino di seconda categoria. Così come il nostro progetto di vita in comune non sia nemmeno considerato dallo Stato in cui abitiamo. Per tutto questo riteniamo necessario essere qui insieme questo pomeriggio a chiedere non solo che il DDL Cirinà passi, se non soprattutto che resti invariato, senza nessuna modifica, senza emendamenti. Perché tagliare una tutela minima significa non lasciare nulla. I diritti di assistenza sanitaria, così come quella carceraria, i benefit fiscali e lavorativi, i diritti d'eredità, la reversibilità delle pensioni, sono diritti scontati e banali per tanti. Ma per noi il suo riconoscimento comporta una grande differenza nelle nostre vite. Così come la possibilità dell'adozione dei figli biologici di uno dei membri della coppia da parte dell'altro, la cosiddetta stepchild adoption, persa in tanti sterili dibattiti, è una soluzione parziale, ma è comunque una grande differenza nella vita di tanti bambini che al giorno di oggi vivono senza protezione, ignorati dalla legislazione italiana. Ed è per questa grande differenza che questi diritti non possono andare al ribasso. Per il rispetto alla dignità di tutti noi, che senza questa basica considerazione rimaniamo invisibili all'occhio dello Stato, se non per le tasse che versiamo, però. Il decreto deve passare così com'è, perché così potremo dare inizio a un percorso verso quel valore che è la base di una democrazia, l'uguaglianza. Per questo siamo qui e per questo il Friuli alza la sua voce per farla sentire in tutta Italia. Svegliati Italia, è arrivata l'ora di essere civili. Bravo!